Dopo il pareggio nell'ultima partita dell'MSP, la situazione si fa davvero drammatica. Il Placibubano è in vantaggio in classifica e ha due partite da giocare, mentre l'MSP solo una, ed è quella di oggi, l'ultima di campionato, che non può assolutamente sbagliare. Quindi iscrivetevi al canale per supportare la squadra nonostante come finirà questo campionato, e noi ci vediamo agli allenamenti di questa settimana. Ma c'era il fisico di Eusebio. Prima di iniziare con la partita, ragazzi, vi voglio come sempre presentare la sponsor che sta accompagnando questa serie di calcio, ovvero OneFootball, ragazzi, dove potete seguire la vostra squadra del cuore e molto altro. Oltre a tutto questo, ragazzi, potete guardare in streaming tanto calcio giocato. Infatti su OneFootball è possibile vedere tutte le partite di Serie C in pay per view a soli 3,99€ a partita, ragazzi. Ma che cosa aspettate? Oltre a Serie C, ragazzi, ci sono le migliori partite di più di 20 campionati diversi, tra cui quello portoghese, quello scozzese e molto altro, ragazzi. Dimenticavo, e non ti devi iscrivere a servizi e non ci sono vincoli strani, ma è un'app gratis scaricabile da iOS e anche da Android. Quindi scarica OneFootball, il link in descrizione, o inquadra questo QR code qua in alto e vai su OneFootball e goditi queste partite. E noi ci vediamo in partita, ragazzi, let's go! Vale Giorgino, allora oggi siamo qui. Li hai visti? Grande, oggi siamo qui per l'ultima giornata, ragazzi, e ci siamo. Buongiorno. Io metterei direttamente da Barcellona, ragazzi, nuovo giocatore dell'MSP. Vamos! Ragazzi, oggi purtroppo non giocherò perché sono diffidato e quindi sono a 4 ammonizioni, e se prendo l'ultima rischio di saltare la finale playoff. Quindi oggi non giocherò, giocheranno i miei compagni, andrò in tribuna, però farò il tifo per loro. Quindi dai, forza MSP, andiamo! Bisogna lottare fino all'ultimo, e gli insegnamenti che voi guardate la Serie A, la Champions League, vi dovrebbero dare proprio insegnamento che non bisogna mai mollare fino alla fine, perché non è detto fino alla fine. Quindi bisogna giocare cattivi su ogni pallone, cattivi sportivamente, calcisticamente, e non bisogna mollare mai qualunque cosa succeda in campo, e cercare sempre il modo giusto per andargli a far male. Quello che domenica, quando siamo andati a Marzabotto, non abbiamo cercato di fare nel secondo tempo. Non dobbiamo metterci in testa, oddio, continuiamo a giocare, facciamo le giocate che proviamo, e prima o poi viene qualcosa, che perché ne basta uno. E non bisogna mollare mai, fino alla fine, fino alla fine. Non voglio vedere della gente che si ferma, va bene? Forza, dai. Forza, forza, forza. Uno, due, tre! Sì! Benvenuti a tutti alla 25esima giornata di campionato di prima categoria, l'ultima per l'MSP Calcio. Oggi si affronteranno Ozzanese ed MSP, una squadra che lotta per la promozione e l'altra per la retrocessione. Quindi buona partita a tutti. E allora si parte qua, con il pubblico dell'Ozzanese davvero carico, vuole che la sua squadra si salvi e non retroceda in seconda categoria. Ecco qua, prova già ad attaccare l'MSP con il pallone dalla sinistra, prova il cross in mezzo per Bonaccorsi, prova ad anticipare il difensore ma non ce la fa. E qui la carica dei tifosi, davvero coinvolgente per l'Ozzanese, che non può sbagliare questa partita. Va avanti allora l'MSP. Sempre sulla fascia sinistra, vogliono cercare un varco, vogliono vincerla per mantenere le distanze. Bella la palla sulla fascia destra, può provare il dribbling, lo fa, fallo, ci sarà calcio di punizione. E allora, con il suo mancino magico, può provare il tiro sotto la barriera ma fuori. Ancora un altro calcio di punizione,
Questa volta però batterà il 4 il tiro. Sempre raso a terra, sempre fuori. Un altro calcio di punizione, l'ennesimo in questo primo tempo. Batte il 9. La piazza fuori ancora. Sembra una free kick challenge questa partita. Altro fallo, altro calcio di punizione, clamoroso. È almeno il quinto nel primo tempo. Vediamo se si concretizzerà. Niente. Calcio d'angolo per lo Zanese. Bella la palla in mezzo, respinta fuori. Provano ad attaccare, ma niente. La palla finisce fuori. Può partire il contropiede dell'MSP con il numero 2. Prova a rilanciarla, ma viene murato. Calcio d'angolo per l'MSP. Palla in mezzo, c'è il colpo di testa. Colpisce bene, ma la palla va fuori. Lo Zanese prova a pressare tanto e finisce il primo tempo. MSP calcio 0, Ozanese 0. Si prospetta un secondo tempo combattivo. Fine primo tempo, ragazzi, una partita fino a qui diciamo abbastanza statica. Non sono successi grandi episodi né da una parte né dall'altra. Sembra che l'MSP abbia un po' di timore e giochi un po' con il freno a mano tirato. Adesso dobbiamo cercare assolutamente di sbloccarci, di togliere qualsiasi tipo di ansia o preoccupazione mentale e giocare più sereni, perché hanno fatto un po' di giocate un po' forzate. In queste partite ci vogliono delle giocate un pochino più complicate e ci vuole la giocata giusta e ci vuole il guizzo per fare gol, per segnare e per portarci punti a casa. Quindi io fino a qui ho visto una partita così, non so te Gabri come l'hai vista. Non troppo attiva, nel senso si poteva fare di più, però avete avuto molte punizioni ma non l'avete sfruttato. Non abbiamo ancora sfruttato niente. Io purtroppo, come ho detto prima, non gioco perché, essendo diffidato, se giocavo e venivo ammonito, come è stata la scorsa partita che mi hanno ammonito per niente, perché il fallo per cui mi hanno ammonito la scorsa partita non c'era, potevo saltare appunto la finale playoff che dobbiamo andare a giocare. Quindi non ho giocato per questo motivo. E a dire la verità, guardare la partita dalla tribuna fa veramente male, perché vorrei veramente entrare in campo e mangiarmeli questi avversari. Però speriamo di mangiarceli nel secondo tempo. Quindi dai! Ed eccoci qui con questo secondo tempo. Prova subito a trovare il vantaggio dalla destra. C'è mezzo buono, corsi da solo di testa. Palo clamoroso. Subito all'inizio del secondo tempo l'MSP poteva già essere in vantaggio. Calcio di punizione, un tiro, un cross. Nessuno dei due, la palla va fuori. Va avanti l'MSP, sempre sulla fascia destra, prova ad avanzare, ci sono due attaccanti in aria, c'è Buonaccorsi da solo, viene servito a Gogliormella, stop e tiro! Miracolo di Pippo, il portiere dell'Ottanese! Ma cosa aveva fatto Buonaccorsi? Stop di destra, tiro di sinistro! E qui i cori dei tifosi dell'Ottanese contro l'MSP, ma questo può solo dar carica alla squadra di Samuel. Bello il lancio, c'è avanti Buonaccorsi, colpisce di testa, non riesce ad allungare per Gogliormella, la palla finisce al portiere. Fascia sinistra, lotto, la cross in mezzo, c'è la deviazione, è da solo, in aria, il 7, la tira fuori col mancino. Calcio d'angolo per l'MSP, la palla rimane lì, Gogliormella la spizza, ma la palla torna al portiere. Ancora l'MSP ci crede, vuole trovare questo vantaggio con Buonaccorsi, va avanti, prova la finta, va di mancino, alto. Ancora, bello il dribbling, può entrare in area l'attaccante dello Zanese, dribbla uno, poi l'altro, va col mancino, deviazione, riesce a tenere Comastri. Calcio di punizione questa volta per lo Zanese, ci proverà di mancino il tiro, barriera aperta, il gol! Clamoroso 1-0 dello Zanese, inaspettato, e qui il pubblico, gli ultra esplodono grazie anche al loro supporto. Lo Zanese trova il vantaggio e qui si fa davvero dura per l'MSP, che deve tentare l'impresa. Qua la barriera si è aperta e da lì entra il pallone. E allora MSP va avanti con il cross, deve riagguantare la partita subito. La palla va per Calamosca, bello il dribbling, un altro dribbling pazzesco, tunnel, Calamosca ancora in area, Calamosca carica il destro, c'è una deviazione, la palla finisce fuori di pochissimo, ma che giocata ha fatto l'ex GS Cagliari. Va Paci, la scorsa partita ha segnato di punizione, vediamo se si riconfermerà questa volta, alta.
La MSP ci crede, è in svantaggio, ma non può perdere questa partita. Allora c'è il pallone in mezzo, va la mosca, palla finisce per Bertan, a sinistra per Coyarbella. Sempre lui, il principe di Monte San Pietro. Lui non è Quagliarella, ma è Luca Coyarbella. Trova il suo 22esimo gol in campionato e rialza l'MSP all'80esimo. E qui il pubblico dello Zanese continua a supportare la squadra, perché anche un pareggio gli andrebbe bene. E allora si riparte, manca pochissimo, 1-1. Va avanti, bella la palla in mezzo per Coyarbella, prova a stopparla ma non ci riesce. E attenzione qui, Paci non riesce a prenderla, c'è il contropiede clamoroso, uno contro uno, l'attaccante dello Zanese contro Comastri. Prova il sinistro, sfiora il palo e sfiora il vantaggio del 2-1. Ma qui l'MSP non può prendere questi contropiedi. Calcio e punizione per lo Zanese, carica il tiro, la piazza ma va fuori. Va allora, ultime speranze per l'MSP, ultima azione, bello rimpallo per Calamosca. La larga verso la fascia sinistra, c'è Calamosca in mezzo, va Calamosca in testa, attraversa, poi ancora, clamoroso. Cosa ha sbagliato? A porta vuota Calamosca ha avuto l'occasione del tap-in vincente, ma non è riuscito a concretizzarla. Ormai siamo a recupero inoltrato, manca pochissimo, l'arbitro sta per fischiare, prova l'ultimo affondo l'MSP, anche se è molto dura. La palla va lì, c'è Bertan che ha la cross in mezzo per Coyarbella, è da solo, Coyarbella la stoppa, perde un po' di tempo, va sempre sulla fascia sinistra, viene chiusa la difesa e ormai la partita è finita. C'è il triplice fischio dell'arbitro, finisce così, Ozzanese 1 ed MSP 1. Ragazzi, è concluso questa partita, mamma mia che secondo tempo ci ha regalato. C'è un'ansia dopo l'altra, dopo che abbiamo subito il primo gol, ragazzi, ve lo giuro, ho avuto un tonfo al cuore. E come ogni partita incredibile, dobbiamo sempre subire una sberla per svegliarci. Non si può, veramente è incredibile. Cioè, è incredibile, è imbarazzante che non si riesce a creare delle occasioni e non si riesce a segnare, concretizzare come si deve. Quello che mi dispiace ancora di più è il fatto di guardare la partita dalla tribuna e non poter giocare, non poter fare niente. Porca di quella miseria, ragazzi, non si può. Abbiamo subito il gol, per fortuna siamo riusciti a pareggiare, ma dopo il pareggio, ragazzi, abbiamo avuto due o tre occasioni dove bisogna buttare la palla dentro. E loro sono stati bravi, hanno fatto loro, ma noi abbiamo giocato veramente male e non ci sono scusanti. Quindi ragazzi, è andata così, sono veramente amareggiato, proprio deluso e amareggiato da tutto ciò, che oggi dovevamo vincere e non ci sta il pareggio, più che altro per come è venuto. Dopo un gol loro ci dobbiamo svegliarmi a fare il pareggio, non ci sta. Adesso abbiamo la finale playoff, quindi prossima settimana non giocheremo, ma giocheremo quella dopo ancora, che sarà appunto la finale. Sicuramente faremo un amichevole in programma. Ragazzi, seguite il canale, mi raccomando, lasciate like. Questo episodio, questa partita si conclude qua, è andata così, mi dispiace veramente tanto per il risultato, un pareggio, anche la scorsa volta abbiamo pareggiato, però se vogliamo andare in promozione dobbiamo giocare con un'altra mentalità, con un'altra testa, avere personalità e far capire agli altri quanto siamo forti, perché giocare così, fare questi risultati qua, non andiamo avanti e soprattutto non riusciamo ad arrivare al nostro obiettivo. Abbiamo fatto un grandissimo percorso fino adesso e farebbe veramente tanto male rovinarlo in questo periodo della stagione, quindi ci dovremmo compattare come squadra, come gruppo, di ritrovare la mentalità vincente, quella che abbiamo avuto per tutta la stagione, o quasi. Quindi ragazzi, è andata così e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, linea allo studio. Ebbene sì ragazzi, ora non si scherza più, manca solo la finale playoff contro la squadra che si classificherà terza. Supportate il canale, iscrivetevi e sempre forza MSP!